Buonasera a tutti, cominciamo questo evento, aspettiamo che arrivi altra gente, ma abbiamo una tempistica abbastanza serrata degli interventi, perché arriveranno, ci raggiungeranno appunto l'assessore Parolini, che poi deve andare abbastanza presto, e poi l'onorevole Pesco che sta arrivando da Roma perché era impegnato in Parlamento. Benvenuti a tutti qui nella sede del Consiglio regionale della Lombardia, Palazzo Pirelli. L'evento di oggi, sovraindebitamento dei consumatori. Allora, secondo dati ufficiali, cominciamo a dare una dimensione al problema, aggiornati al 2013, in Italia ci sono ben 39 milioni di pratiche avviate per il recupero di crediti insoluti, quindi dati ufficiali. Dell'associazione bancaria per il recupero crediti pari a 48,6 miliardi di euro, di cui in Lombardia, regione in cui viviamo, la seconda regione d'Italia, ben 6,7 miliardi. Per dare ancora qualche dato in più, la gran parte di questi crediti insoluti sono fatti da mutui, prestiti e credito al consumo, circa il 60%, 30 miliardi. Poi abbiamo 18 miliardi per quanto riguarda bollette insolute, quindi acqua, luce, gas e telefono, e una piccola parte, diciamo, riguarda i crediti commerciali. Allora, milioni di italiani, di cittadini, di consumatori sono coinvolti da questa problematica che è definita il sovraindebitamento dei consumatori. È una problematica tale che negli ultimi mesi anche istituzioni come Banca d'Italia, il Garante del Mercato, l'ABI, associazioni dei consumatori hanno firmato e stanno firmando accordi nel timore di un collasso che è non soltanto finanziario, evidentemente, ma anche sociale dei cittadini. Ovviamente, come possiamo capire tutti, questo è un fenomeno che si è notevolmente ampliato e aggravato con la crisi economica che ormai dura da 7-8 anni. Allora, è intervenuta una novità in Italia molto importante di cui ahimè, si è parlato molto poco o per niente, per quanto mi riguarda, sui mezzi di informazione su questa problematica, ossia la legge numero 3 del 2012, del 27 gennaio 2012, e poi vabbè, di una successiva legge, e questa legge avrebbe dovuto segnare, doveva segnare, ha segnato comunque una tappa importante nel percorso, come dire, di modernizzazione del nostro ordinamento giuridico, nella regolamentazione della cosiddetta insolvenza civile, quindi introducendo una serie di principi, come dire, sconosciuti da noi e adeguando quindi il nostro Paese alla normativa dell'Unione Europea, dove questo istituto vige già da anni o decenni a seconda dei paesi, i principali paesi tra cui Regno Unito, Germania e Francia. Io già mi soffermerei su questo punto perché, come dire, io credo che i principi introdotti in Parlamento con la legge di 3 anni fa sono principi semplicemente di civiltà. Poi capiremo il perché di quello che sto dicendo dagli interventi degli esperti. E noi siamo arrivati, come al solito, come è solito nel nostro Paese, con un bel ritardo, e in più le due, come dire, elementi di gravità che io sottolineo su questo fenomeno, che dai dati che vi ho dato in precedenza mi sembravano degni di un'attenzione ben maggiore da parte delle nostre istituzioni. Non solo è stato introdotto un ordinamento giuridico dei principi importanti su questa problematica in grande ritardo, ma di fatto questa legge è stata finora disapplicata, cosa che succede a parecchie leggi italiane perché sono mancati gli strumenti operativi, i decreti attuativi e quant'altro. E questa legge che cosa prevedeva? Prevedeva sostanzialmente, prevede che in presenza di determinate condizioni si possa arrivare alla cosiddetta esdebitazione del cittadino, del consumatore sovraindebitato per riacquistare un ruolo attivo nella società a tutti gli effetti ed essere reintegrati a pieno titolo anche nel processo economico. La legge prevedeva sostanzialmente, per essere operativa, la creazione di organismi di composizione della crisi, OCC, che avrebbero dovuto essere composti da professionisti sostanzialmente, quindi dottori commercialisti, avvocati e notai, che poi, ripeto, gli esperti spiegheranno meglio di me, ma in sostanza devono aiutare sostanzialmente la magistratura, il giudice che poi deve emettere una sentenza, sostanzialmente a dare una, come
chiamiamola, relazione tecnica molto precisa sui casi che si possono presentare appunto davanti al giudice. Io segnalo subito che il procedimento, come previsto dalla legge, è totalmente gratuito per il, mettiamolo tra virgolette, fallito civile, essendo questi OCC, gli organismi di composizione della crisi, previsto in legge, devono essere pagati direttamente dal tribunale con tariffe determinate per legge. Allora, come vi dicevo, ad oggi, dopo 3 anni, nonostante interventi vari che non vi cito, pareri del Consiglio di Stato, pronunciamenti di ordini professionali, associazioni di consumatori, di Banca d'Italia, dell'ABI e così via, di fatto è rimasto ancora inapplicato, inattuato l'intero impianto legislativo. Allora, cosa abbiamo pensato? Lo scopo di questo evento è quello di informare, per quanto appunto c'è possibile, in questa sede la cittadinanza innanzitutto di questa legge e in qualche modo cercare di dare una pressione sulle istituzioni, in primis quindi il Ministero della Giustizia, che è quello che il Ministero appunto che dovrebbe emettere il parere, il regolamento. È arrivato l'assessore Parolini, un attimo, come avete pure qua. No, ma cominciamo proprio perché abbiamo, tu devi andare via presto, come anche dottor Lannutti, per questo. Io facevo solo una breve introduzione. Quindi abbiamo pensato innanzitutto di informare su cosa prevede la legge, in particolare appunto sugli organismi di composizione della crisi e su quello che in realtà in questi 3 anni è stato già fatto, in particolare da alcune associazioni di consumatori e da alcune istituzioni come Regione Toscana e la Regione Lombardia. Allora, dopo di me chi parlerà? Parlerà Gilberto Battistini, che spiegherà in sintesi cosa prevede la legge 3 del 2012, cos'è il fallimento civile e spiegherà, per far capire quanto può essere dirompente questa legge, già le poche sentenze della magistratura che sono state emesse in alcuni casi che hanno proprio, lo segnalo subito, come dire, annullato dei contratti di istituti di credito. Dopo Battistini parlerà subito appunto l'assessore Parolini, perché ci lascerà per impegni subito dopo. Parolini, l'assessore della Giunta di Regione Lombardia al commercio terziario e turismo, ma per noi è soprattutto il presidente del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. E ho chiesto appunto all'assessore di venire a parlarci appunto delle proposte di Regione Lombardia per la difesa dei sovraindebitati. Regione Lombardia era già attiva insomma su questo fronte e segnalo appunto che Regione Toscana, cosa appunto di cui ci parlerà un intervento successivo, aveva già finanziato degli sportelli al consumatore proprio mirati al supporto dei sovraindebitati. Dopo l'assessore Parolini parlerà Elio Lannutti, credo che sia un personaggio abbastanza noto sul fronte proprio dell'associazione dei consumatori, in particolare in campo finanziario, quindi di Adusbef. Ancora un'associazione di consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, con Lucia Moreschi, che è responsabile della sede di Milano Lombarda, che ci parla appunto dell'esperienza dei sportelli del consumatore in Regione Toscana e in Regione Lombardia come supporto ai sovraindebitati. La chiusura all'onorevole Daniele Pesco, che ci raggiungerà tra poco, sta arrivando da Roma, dal Parlamento, che ci parlerà invece appunto del regolamento attuativo che è di prossima emissione da parte del Ministero della Giustizia proprio per rendere attuativa la legge. Ecco, io anticipo, mi permetto, magari l'onorevole Pesco non ne avrà. L'onorevole Pesco ha avuto una bozza del regolamento del Ministero della Giustizia che sembra di prossima emissione per regolamento attuativo del Ministero della Giustizia, aspetta di essere registrato dalla Corte dei Conti e quindi probabilmente l'onorevole Pesco potrà portarci un'ottima notizia in questo senso, cioè dopo 3 anni finalmente questa legge potrebbe diventare operativa. Allora io mi fermo qui, una semplice introduzione, e passerei appunto la parola al primo intervento, che è quello del dottor Gilberto Battistini. Buonasera. La legge del 3 del 2012 nasce in funzione di un più ampio ricostituzione della normativa sul fallimento. In effetti la legge fallimentare del 2007
parlava di soggetti non fallibili, per cui le piccole, medie, piccole imprese, gli artigiani, i professionisti, che non potevano e non erano più soggetti al fallimento, non avevano altra alternativa per potersi reinserire nel concetto produttivo, nel panorama produttivo, perché parrebbe un paradosso, ma in realtà il fallimento ha proprio la funzione di permettere la continuità delle imprese senza cancellarle totalmente da quella che è l'economia generale, quindi nel comune interesse. Questa legge, fra l'altro, ha aperto per la prima volta, già negli altri paesi europei era già prevista, quella del fallimento civile inteso anche come al privato cittadino, cioè il consumatore può attingere a queste procedure che lo liberano da un sovraindebitamento incolpevole, permettendogli quindi di rientrare in quello che è il ciclo produttivo. Ora, mentre il sovraindebitamento per le imprese non fallibili è molto simile al concordato preventivo, dove gli OCC, questi organismi che sono proprio stati delegati dalla legge anche per alleggerire i tribunali dall'enormità, si parla di milioni e milioni di casi che potevano ingolfare un già ingolfato sistema giudiziario, ha visto nell'OCC quello che è proprio l'ausiliario del giudice e in effetti ha definito che possono diventare OCC solo le camere di commercio, gli ordini professionali dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei notai. Come ausiliario del giudice l'OCC assume talvolta anche la funzione di pubblico ufficiale perché gli vengono delegati dei compiti che sarebbero tipici normalmente della magistratura e non del professionista. È un poco meno di un giudice fallimentare, un poco di più di un curatore nominato nel fallimento tradizionale. La grande novità della legge, soprattutto per quello che riguarda il piano del consumatore, è determinata dal fatto che questo piano, a differenza delle altre procedure, non necessita dell'approvazione dei creditori, ma nel libero convincimento del giudice dispone e rende attuative quelle che sono le condizioni poi definite su proposta dell'organismo di composizione. Fra l'altro è un provvedimento neppure reclamabile, quindi non c'è l'appello. Si può reclamare soltanto se l'OCC, il quale sotto la propria totale responsabilità civile e penale fornisce il piano di ristrutturazione al giudice e qui ha prodotto documenti falsi o nel caso in cui non venga poi eseguito ciò che il giudice ha disposto. Parlare della legge è sempre abbastanza complicato. Io mi sono tratto alcune sentenze dove, a dire la verità, bisogna ringraziare il Movimento dei Consumatori che ha fatto un grandissimo lavoro meritorio, perché tutti gli ordini professionali, noi compresi di Bologna, molto gli dobbiamo nell'aver cercato di dare un'organica risposta alla legge. E leggendo queste sentenze si possono poi individuare quali sono gli elementi fondamentali della normativa sul piano del consumatore. La prima è quella di Pistoia ed è la più scolastica, perché noi ci troviamo in un nucleo familiare di un figlio e di una madre pensionata. Il figlio ha perso il lavoro, è diventato invalido, oltretutto si è pure separato e quindi non hanno più la possibilità di, anche con questa separazione, ciò che prendeva di invalidità, 400 euro, 600 li doveva dare alla moglie, e quindi il reddito di questo nucleo familiare era al di sotto di quella che è, possiamo dire, una dignitosa vita. Ovvio che qui l'incolpevolezza, che è fondamentale per poter proporre un piano del consumatore, è estremamente palese. Il giudice cosa ha fatto? Il giudice ha detto: questa famiglia che si trova, in realtà sono due persone, hanno al massimo 2.000 euro di reddito mensile, 500 euro se ne vanno per il mantenimento del figlio, ne rimangono praticamente 1.400-1.500. Consideriamo il tenore di vita, l'aspettativa di vita della madre che era pensionata, la quale aveva fatto anche una cessione del quinto sulla propria pensione una pensione IMSS, non possiamo permettere che questa famiglia viva al di sotto di una soglia minima, per cui non ha fatto né tanto né quanto dei 53.494 euro che era il debito complessivo. Ha innanzitutto cancellato il contratto di cessione del quinto, ha ridotto a 27.000 il debito
verso gli istituti di credito e le finanziarie, dicendo che l'aspettativa di vita della signora era di almeno 9 anni, secondo le statistiche, poteva pagare al massimo 300 euro perché 1.100 euro nel minimo per poter essere sostenute, e quindi questi 27.000 euro li avrebbe pagati in 90 rate da 300 euro cada una. Questa è la scolastica. Prego. Io credo che queste sentenze siano meritorie innanzitutto per chi le ha promosse e anche per i magistrati che hanno avuto il coraggio di emetterle. La mancanza di un regolamento, peraltro, costringe i poveri professionisti incaricati a inventarsi e a interpretare le norme e quindi a commettere degli errori. Scusate, però, per dare una sequenza, abbiamo previsto proprio alla fine dibattito con domande del pubblico, quindi se per cortesia potete aspettare la fine per fare domande. L'altra sentenza del Tribunale di Pistoia, che io vedo perché si possono individuare quelli che sono i punti in cui bisogna, l'accertatore deve andare a individuare. Ci troviamo di fronte ad una persona che aveva perso il lavoro, aveva trovato un lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo determinato era scaduto, avrebbe dovuto andare in pensione dopo 3 mesi, la legge Fornero gliel'aveva posticipato di un ulteriore anno. La persona aveva un nucleo familiare in cui lavorava solo la moglie con 1.000 euro, il figlio era in cerca di lavoro ed era chiaramente anche qui una situazione di indebitamento incolpevole, perché quando aveva assunto questi impegni aveva un lavoro dipendente, aveva una situazione economica totalmente differente. Qui si vede già come il giudice su istanza, poi o meglio dell'OCC, possa anche agire in maniera, come si dire, autonoma. Cosa ha detto? Non solo qui riduciamo a 12.000 euro degli originari 43.000 debiti che noi abbiamo, ma questa famiglia dovrà pure campare in futuro. Per un anno questa persona non ha nemmeno la pensione di vecchiaia, perché la Fornero gliel'ha posticipata. Benissimo, non solo abbiamo ridotto a 12.000, ma finché la persona indebitata non arriverà a prendere la pensione, pagherà solo 12 euro al mese. Mentre dal 2015, quando prenderà la pensione, il massimo che può pagare sarà 200 euro al mese per 60 rate, quindi i 12.000 euro dagli originari 43.291. Ovvio che il lavoro dell'accertatore, cioè in questo caso del professionista che fa funzione dell'organismo di composizione della crisi, è fondamentale, perché il giudice difficilmente è stato creato proprio per sottrarre al giudice tutto questo lavoro di indagine, di fattibilità e di accertamento sulla realtà e di proposizione. Un altro molto importante, un altro veramente interessante, dove si vede l'ampiezza che lascia questa legge alla facoltà del giudice. Abbiamo il Tribunale di Catania, la situazione è praticamente la stessa, cioè noi ci troviamo in un indebitamento di 38.200 euro, non determinato solo da banche, ma anche aveva un contratto d'affitto che non onorava. Bene, qui il giudice cosa dice? Innanzitutto non è obbligato per legge a dare l'equità di trattamento ai creditori, quindi può, di sua iniziativa, magari su proposta dell'organismo, dare un diverso trattamento dei creditori in funzione dei crediti che gli stessi rappresentano. In questo caso cosa ha fatto? Innanzitutto ha ridotto ovviamente il finanziamento, sempre col concetto del minimo sostenibile di vita. Ha permesso di pagare in 8 anni il credito che aveva il proprietario dell'appartamento, annullando il decreto di sfratto, mentre ha fatto pagare gli altri creditori in 10 anni, cioè in 120 rate. Ma qui c'è anche un'altra novità in questa sentenza, dove si vede come il giudice può intervenire là dove la legislazione è latente. Si dice, ma queste persone che sì, sono incolpevolmente indebitate, però non è che sono state costrette ad accedere a questi debiti. Probabilmente
occorre anche una forma di educazione compulsiva. Quindi ha disposto che queste persone, esattamente dice, ritenuto che la legge prevede che possa limitarsi al consumatore l'accesso al mercato del credito, al consumo, all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari, va loro inibito l'uso di ogni strumento di pagamento elettronico e la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari a garanzia che gli stessi non contraggano altri debiti per tutta la durata del piano. Cioè dice, sì, è vero che si è arrivati in indebitamento incolpevole, ma non vogliamo che l'utilizzo di una norma che viene fatta per salvaguardare situazioni di difficoltà oggettiva non diventi poi lo strumento per accedere nuovamente al mercato creditizio. Le due sentenze che invece ritengo fondamentali nell'interpretazione e nell'ampiezza di questa norma sono quelle del Tribunale, la prima è quella del Tribunale di Ascoli Piceno, che ha scatenato da parte dei giuristi molto vicini agli istituti di credito una letteratura estremamente corposa. In poche parole ve la riassumo, siamo nel solito indebitamento, qui non siamo nemmeno nell'indebitamento, qui abbiamo una persona che lavora per la provincia e che continua a lavorare per la provincia. Ha un reddito adeguato agli impegni che aveva assunto. Ora, anche la fortuna o sfortuna di ereditare un appartamento. Vende l'appartamento, la banca di credito cooperativo Piceno, che era creditrice assieme alla Deutsche Bank, cosa fa? Gli sottopone un'operazione finanziaria piuttosto rischiosa. Il poveretto perde tutto. Si trova in indebitamento perché ha perso il denaro che aveva preso, ma c'è ancora il suo lavoro. Il giudice qui è entrato in un'azione punitiva, afflittiva verso la banca. Ha ridotto i debiti verso la Deutsche Bank, facendo pagare in solite 120 rate. Non ha assolutamente riconosciuto nulla alla Banca Cooperativa Picena. E nella sua disposizione dice che un rimborso esiguo del proprio credito in funzione di un comportamento scorretto ed arbitrario che la banca di credito cooperativo Piceno ha tenuto nei confronti del debitore, suggerendo gli investimenti rischiosi ed esagerati rispetto alla sua condizione patrimoniale. Quindi la magistratura comincia a sanzionare con disposizioni afflittive chi, perché dobbiamo pensare che è vero che esiste il sovraindebitamento incolpevole, ma esiste anche la colpevole erogazione del credito. Ed è ora che si comincia a sanzionare la colpevole erogazione del credito. Nella sentenza di Catania, alla quale poi queste due sentenze danno origine ad una certa, come si può dire, dottrina futura, noi qui ci troviamo in una famiglia che era riuscita ad indebitarsi con un reddito complessivo di 1.981 euro al mese per oltre 1.700 euro. Ora il giudice si chiede, bene, noi andiamo incontro a questo sovraindebitamento che è chiaro e palese, ma come possono le banche o gli istituti finanziari avere concesso crediti quando la situazione era palesemente e conclamatamente non meritoria di credito? Quindi in questo caso il giudice non lo ha fatto, ma avrebbe potuto tranquillamente riconoscere una diversa risarcimento alle varie banche, perché la prima banca la quale ha concesso un credito in funzione di una situazione che prevedeva la concessione del credito non può essere trattata alla stregua dell'ultimo istituto finanziario che a fronte di una situazione assolutamente improponibile come finanziamento lo ha comunque erogato. Ora, l'erogazione del credito è normativata in Italia in maniera troppo ed esageratamente blanda, perché bisogna cominciare a considerare veramente la responsabilità delle banche quando erogano colpevolmente del credito. Noi abbiamo la norma relativa al credito del testo unico bancario, dove al 124 bis molto semplicemente dice che il
Prima il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate e nel caso fornite dallo stesso o, dove necessario, consultando le banche dati. Poi abbiamo il decreto ministeriale del, adesso non me lo trovo, del 2011, il quale dice la stessa identica cosa, cioè che le banche debbono, prima di concedere il credito, valutare attraverso tutti i loro strumenti se sono meritori. Ma questo non è così nell'ordinamento francese. Nell'ordinamento francese, che ha recepito molto prima di noi tutte le direttive comunitarie al proposito, riconosce quella che addirittura lo chiama abuso del credito. Quindi in tale ordinamento, nell'ipotesi di concessione del credito in assenza dei relativi presupposti, è stata affermata la responsabilità del banchiere sia nei confronti del cliente che dei creditori. La responsabilità della banca è riconosciuta in primo luogo verso il cliente nel caso di finanziamento sproporzionato ai mezzi finanziari e hanno diritto al risarcimento sia le altre banche che per prima avevano erogato sia il cliente che è stato oggetto di un finanziamento assolutamente non realizzabile. Ora, la situazione in Italia qual è? Quella che nessuno ha, solamente queste sentenze hanno cominciato a far emergere il problema, nessuno ha ancora considerato l'abuso di concessione del credito, la colpevole concessione del credito, come un atto che non danneggia solo gli azionisti di quella società, ma danneggia il sistema. Perché se noi nel sistema italiano abbiamo le banche che continuano a concedere crediti ad aziende che non hanno passato, non hanno presente, non hanno storia, ma solo per soggiacere ad iniziative politico o per nell'interesse solo di determinati gruppi economici, non fanno solo un danno alle altre banche o ai loro azionisti, fanno un danno all'intero sistema, perché il nostro sistema che vive di piccole imprese è tutto credito che viene sottratto alle imprese, piccole imprese che entrano in un'incolpevole crisi finanziaria, incolpevole crisi finanziaria che a sua volta non può che generare un sovraindebitamento da chi aveva assunto impegni, trovandosi poi successivamente, perché è licenziato, perché non più pagato, ad onorarlo. È ora che questo sistema legislativo prenda decisamente esempio dagli altri paesi per non solo utilizzare questa norma, che questa norma è un ottimo cerotto, cioè questa norma serve, il sovraindebitamento del consumatore serve per tamponare un'azione oramai conclamata, ma bisogna impedire che queste cose si rigenerino. Per quanto riguarda i ritardi del governo, o meglio del Ministero, relativamente alla relativamente al regolamento dell'OCC, ora, gli ordini professionali, tra cui anche quello di Bologna, ma quasi tutti gli ordini professionali e autori commercialisti d'Italia, hanno già molto, molto sagacemente preso il problema. Noi stessi abbiamo fatto una pubblicazione, che è liberamente scaricabile dal nostro sito, dove abbiamo cercato di formulare un manuale che permetta ai commercialisti che disgraziatamente vengono nominati dal giudice facente funzione per avvicinarsi ad una materia assolutamente sconosciuta. Perché è fondamentale la creazione di un organismo? L'organismo di composizione non solo è ausiliario del giudice, ma deve garantire anche ai creditori che questo piano venga poi eseguito concretamente. Ora, questo organismo per 10 anni dovrà controllare se ciò che è stato disposto dal giudice verrà poi eseguito correttamente. Come si fa a condannare un povero professionista facente funzione dell'organismo a stare per 10 anni dietro ad un problema di questo genere? Non accetterà mai. Diverso è se esistesse invece un organismo, che è un'organizzazione la quale ovviamente partirà con un professionista, ma durante la procedura, che dura diversi anni, potrà sostituirlo e quindi potrà dare quella continuità. Gilberto, scusa, se poi avviate la conclusione. Io poi ho finito. Non volevo interromperti. Io ho veramente finito. Perché poi, quindi, appunto, questo ritardo è assolutamente colpevole. No, ma non interromperti subito, nel senso, no, abbiamo qualche minuto. Ero veramente arrivato. Volevo far parlare l'assessore Parolini, che poi deve lasciarci verso le 5:20. Ero già arrivato alla fine. E abbiamo preso anche l'applauso.
Allora, come è evidente, questa è materia di regolazione statale. Ecco, tanto è vero che la legge è stata emanata dallo Stato, con assecondando poi il negativo vezzo dello Stato. Dopo 3 anni non c'è ancora il regolamento, cioè il decreto attuativo, speriamo che la Corte dei Conti lo registri. Uno dice: perché deve andare alla Corte dei Conti? L'ha detto il collega Casalino all'inizio, perché il professionista che è incaricato dal Tribunale per svolgere le funzioni di liquidatore o comunque le varie funzioni è pagato dal Tribunale e quindi è un onere a carico dello Stato. Del resto credo che vi sarebbero difficoltà ad assumere la tutela o le funzioni svolte che deve pagare chi è sovraindebitato, perché evidentemente potrebbe non essere, normalmente non è in grado di far fronte a questo nuovo debito. E quindi la questione è particolarmente onerosa per le casse dello Stato. Allora, io credo che qui si inserisca anche il ruolo che può essere svolto dalla Regione, perché intanto ci sono due cause di sovraindebitamento. Quelle di cui parlano le sentenze di solito è quello che si chiama sovraindebitamento passivo, cioè si tratta di cause sopravvenute. Uno ha ragionevolmente assunto un debito contando su alcune condizioni che poi sono venute meno, e il venir meno di condizioni può essere più vario, la perdita del lavoro oppure eventi familiari o economici imprevedibili. E in quel caso diciamo che da un lato è difficile o impossibile fare azioni preventive, perché si tratta appunto di situazioni impreviste e imprevedibili. E quindi si interviene o attraverso la magistratura o attraverso forme di assistenza, di aiuto e di accompagnamento che vengono posteriori e che sono, e su questo credo che ci sia un percorso molto lungo da fare. Io credo che le sentenze citate indicano una possibilità di uscita che tiene conto degli interessi in gioco, cioè c'è un bilanciamento degli interessi che in quanto normalmente non vi è l'annullamento del debito, ma una sua riduzione e un piano di pagamento che però è commisurato alle effettive capacità. Ecco, la questione poi spesso ha a che fare con il pagamento di affitti. Ecco, in questo caso è chiaro che c'è da un lato la difficoltà o l'impossibilità di pagare l'affitto, dall'altro la legittima aspettativa di chi è che ha un patrimonio e che, da cui si aspetta un reddito. Ecco, però su questo andrebbe aperto un discorso molto lungo, ecco, di cui stiamo discutendo da tempo anche in Regione, sul fatto che la questione della casa è in questi termini una questione sociale, non patrimoniale, che quindi anche la gestione del patrimonio pubblico di edilizia residenziale deve essere impostata in questi termini, cioè come un servizio sociale che è calibrato in modi diversi a seconda delle condizioni diverse, ma che deve tener conto che è un servizio sociale, che quindi va pagato come un servizio sociale e non come una gestione patrimoniale, perché altrimenti non si capirebbe neppure quale sia la funzione dell'edilizia residenziale pubblica. Però usciamo un po' dal termine della questione. Diversa è la questione del sovraindebitamento attivo. Ecco, perché in questo caso c'è la consapevolezza di indebitarsi, a volte una consapevolezza parziale, nel senso che ci sono gli elementi per capire che ci si sta sovraindebitando, ma non è, come dire, non se ne traggono completamente le condizioni, oppure semplicemente, pur essendo a conoscenza di questa impossibilità, si procede ugualmente per vari motivi, a volte anche di tipo patologico. Allora, è in questo campo che la Regione ha campi di interventi, forse ha possibilità di intervento forse maggiori. Innanzitutto perché questa consapevolezza delle proprie capacità diventi effettiva, cioè, e quindi che ci siano le informazioni necessarie
perché uno sappia quali sono le conseguenze del debito che assume, cioè non solo le conseguenze del singolo debito, ma quelle cumulative, perché sono queste di solito che causano problemi. In secondo luogo, che vi sia, anche qui però siamo in un campo più statale, la chiara consapevolezza degli oneri che derivano dal debito, perché anche su questo non sempre c'è un'adeguata consapevolezza. Anche questa è una questione complessa e molto, è molto regolata, ma non sempre in un modo sufficientemente comprensibile. E poi c'è un'altra questione. Dal punto di vista del sovraintendimento patologico, spesso dipende, per esempio, da abitudine al gioco lecito o illecito in forma patologica. Noi su questo abbiamo fatto interventi molto rilevanti, rendendo diciamo così il più regolato, il più difficile possibile l'esercizio di delle attività legate a questa patologia, coinvolgendo anche i gestori in attività che possono essere ritenute forse improprie, ma che sono sicuramente utili di relazione con chi ha questi problemi. E dall'altro, ecco, servono interventi anche più in generale di tipo educativo per far comprendere che le conseguenze immediate di un indebitamento per ottenere un bene di consumo possono essere positive. Quelle a lungo termine sono, quando non c'è questa valutazione adeguata, sempre negative. Allora, chi è che può fare queste attività? Ecco, io credo che in questo ruolo, e qui mi richiamo anche al mio ruolo di presidente del Comitato Regionale dei Consumatori, le associazioni di consumatori e molte altre associazioni anche di natura diversa svolgono un ruolo decisivo, perché non è detto che le associazioni di consumatori debbano o possano intervenire solo a posteriori, quando la persona sovraindebitata si rivolge a loro chiedendo di essere accompagnata, di essere aiutato. Sarebbe utile, ma su questo noi ci stiamo ragionando, ma sarebbe utile anche ricevere proposte, che vi siano azioni preventive, perché in questo caso la prevenzione è fondamentale. È chiaro che la prevenzione richiede sempre alla fine il coinvolgimento di una libertà, quindi uno può sapere, essere informatissimo, sapere le conseguenze, però ugualmente. Però è chiaro che il fatto di svolgere un'azione educativa e informativa riduce sicuramente il fenomeno, e credo che a lungo termine sia il tipo di azione più efficace. Ecco, poi sul resto, quindi su questo la Regione intende muoversi anche sulla scorta di proposte che arrivino dalle associazioni, così come intendiamo, come stiamo già facendo peraltro, affiancare e sostenere le associazioni di consumatori nella tutela di chi abbia subito in qualche modo o in modo incolpevole o parzialmente colpevole dei danni derivanti dal fatto che ha assunto debiti troppo alti. Poi, cioè, la questione appare abbastanza singolare, perché io, quando parlo con le imprese, sento regolarmente lamentare il fatto che le banche i soldi non li danno. No? Quindi sembrerebbe che la questione del sovraindebitamento sia una questione, diciamo così, derivante da un'azione consapevole che si rivolge a più fonti di finanziamento, magari utilizzando forme non così ai limiti della legalità. Ecco, i dati ci dicono che non è così, cioè che esiste comunque una possibilità di indebitarsi anche quando è evidente che non vi è la possibilità di far fronte al proprio debito. Allora, in questo per esempio, ecco, è necessario che si diffondano, tanto che vi sia stabilisca l'obbligo di dichiarare i propri debiti, quelli su cui vi sono impegni di restituzione rateale. In secondo luogo, che si usano tutti gli strumenti conoscitivi che sono a disposizione del sistema bancario e di quello delle finanziarie per conoscere l'ammontare dei debiti della singola persona o della famiglia, in caso quando le persone siano conviventi, perché questo
induce, dovrebbe indurre l'erogatore del prestito a non erogarlo e quindi ad anticipare quindi l'insorgenza del problema. Allora, in definitiva, io credo che lo Stato dovrebbe fissare regole chiare, magari prendere esempio da altri paesi in cui la situazione è meglio regolata, contare molto su, in modo sussidiario, su quella rete di associazioni di tutela e di solidarietà sociale, che spesso è molto più efficace di qualunque strumento che sia regolato in modo troppo rigido, in modo troppo burocratico. Il tribunale è sempre l'ultima istanza e sappiamo che non è un'istanza che ha flessibilità di movimento e neanche tempestività. Allora, bisogna che ci siano tutte le forme possibili perché in termini di prevenzione e in termini di affronto del problema alla ricerca di una soluzione concordata possono essere attuate in forma rapida e conveniente, ma in un accompagnamento amichevole anche del debitore. Ecco, perché spesso è questo quello che fa la differenza. Il divieto di usare forme di pagamento elettroniche, eccetera, cioè sono tutte forme che secondo me necessarie e molto utili, perché il divieto cosa serve? Esattamente quando uno non ci arriva da solo, no? Quindi vorrei, però alla fine siccome ho bisogno lo faccio lo stesso, non vorrei farlo, però siccome ho bisogno lo faccio lo stesso, se mi è vietato mi facilita la questione. Però la questione cambia radicalmente se uno è accompagnato, cioè se c'è qualcuno che gli sta al fianco e gli dice guarda, ti do una mano, perché molto spesso queste sono, cioè anzi sempre sono situazioni di drammaticità esistenziale. Il fatto che vi siano persone che o perché fanno parte di una rete di conoscenze o perché, e questa è la parte che ci interessa, sono parte di una rete di solidarietà sociale o di tutela dei diritti della persona, sanno essere molto più vicine di quanto possono essere forme più istituzionalizzate, magari più cogenti, ma assai più rigide e più lontane. Allora, per venire a qualche conseguenza pratica, noi che cosa potremmo fare? Ecco, secondo me, vista l'estensione e la drammaticità del problema, io credo che potrebbe essere oggetto intanto di un esame approfondito e anche di una valutazione di proposte iniziali, magari anche sperimentali, negli ambiti che ci sono propri. Per esempio il Comitato per la tutela dei consumatori. In secondo luogo ci interessa raccogliere proposte che vengano da associazioni o da altri che mettano in gioco le nostre competenze e magari anche qualche nostra risorsa, che però non può andare a pagare i debiti ovviamente, ma deve servire a migliorare questa rete di solidarietà, e poi fare in modo, ecco, di diffondere il più possibile questa rete di solidarietà e poi svolgere quel ruolo che, nei modi in cui possiamo farlo noi, perché vi sia un'informazione adeguata. Ecco, per esempio, noi possiamo intervenire a tutti i livelli, sia favorendo forme di educazione, sia favorendo forme di solidarietà. E dopo, sperando che il regolamento in approvazione e gli strumenti che mette a disposizione siano sufficientemente efficaci, accessibili e facili, perché possono diventare una risposta larga e generalizzata, perché io non so quali 5 sentenze saranno prese da un mazzo di sentenze numerosissime oppure no. Ecco, credo che siamo all'inizio di un percorso però in cui, ecco, sarebbe importante che si mettano in campo strumenti che siano generalizzabili, accessibili da chiunque, fruibili attraverso la rete delle associazioni e che alla fine producono anche una giurisprudenza piuttosto omogenea. Ecco, perché questo è un altro dei problemi che, in mancanza di criteri oggettivi e riconosciuti, poi
a volte si trovano sentenze che dicono l'una il contrario dell'altra. A me pare che i contenuti citati in queste sentenze possono aver infastidito qualche istituto bancario, ma mi sembrano dettate per lo più da buon senso e da una compensazione di interessi che tutto sommato non è sbilanciata da una parte o dall'altra. Ecco, è chiaro che la situazione di crisi che va avanti da molto tempo ha aumentato le difficoltà delle famiglie. Dovrebbe aver anche diminuito la facilità con cui vengono erogati i prestiti in condizioni di non sostenibilità. Ecco, se oggi siamo qui per fare questo convegno e vedendo i dati che sono stati forniti, mi pare che in realtà la diminuzione c'è stata, ma che non sia affatto risolutiva, anzi che l'ammontare dei debiti a cui le persone, i privati, non riescono a far fronte sia estremamente significativo. Ecco, allora io credo che non sia inutile che su questo iniziamo un lavoro comune. Allora, io do in modo anche formale questa disponibilità, innanzitutto nell'ambito formale del Comitato, ma anche al di fuori di esso, ascoltando e accogliendo, per farne poi trarne qualche conseguenza operativa, suggerimenti che ci permettono di mettere in atto delle iniziative, magari sperimentali, magari con un carattere di esemplarità, perché ecco, io ritengo che questo sia un problema vero, effettivo e drammatico. Ecco, poi il fatto che si possa partire magari sulla prevenzione in modo più efficace sull'indebitamento attivo, vuol dire vabbè, occupiamoci prima di quelli che hanno debiti che non riescono a pagare perché non, è sopravvenuto qualche caso, ma forse è più efficace invece l'intervento negli altri casi. Insomma, in questo caso non credo che si debbano in primo luogo dare giudizi morali, si debba farsi carico invece di situazioni difficili e fare in modo che queste situazioni difficili si riducano nel tempo, ma che là dove sono diventate insostenibili abbiano un sostegno effettivo. Noi siamo a disposizione, risorse ne abbiamo poche, ma la volontà di lavorare è molta, e soprattutto c'è l'idea, e concludo, che non servano azioni bandiera o dichiarazioni che servono per far notizia. A me interessa mettere in atto iniziative magari piccole, ecco, ma che siano di efficacia vera. Quindi è per questo che rinnovo l'appello a a mandare idee, a proporre soluzioni, magari raccontando esperienze che sono già in atto, che noi possiamo, a cui possiamo fare la cassa di risonanza e che possiamo sostenere perché diventino ancora più efficaci. Grazie. Ringraziamo l'assessore Parolini per il suo contributo. Ci deve lasciare, come vi dicevo, subito. Grazie. Allora, andiamo avanti quindi col prossimo intervento, quello di Elio Lannutti di Adusbef. Devo chiedere scusa per due ragioni. Primo, perché si sente, c'ho un po' di influenze, quindi sono venuto in condizioni di fortuna. Poi, tra l'altro, per la seconda ragione che vi chiedo scusa è perché vi devo lasciare, perché devo andare a Torino, nonostante non sia al meglio delle mie possibilità, un incontro sui giovani dalle 9 stasera fino alle 11. Quindi, innanzitutto questo. Poi mi sono alzato perché sul sito Il Fatto Quotidiano, se voi lo aprite, in prima pagina, ho fatto vedere all'onorevole Daniele Pesco, mio amico, uno bravissimo della Commissione Finanze, davvero ragazzi bravissimi della Commissione Finanze che lavorano a Roma. Ringrazio anche il consigliere Casalino. E questa prima pagina, se vedete, sul Fatto Quotidiano è uscita Riforma Banche Popolari, esposto Movimento 5 Stelle, Adusbef a Consob per aggiotaggio.
Quindi questa era la notizia, ma noi di notizie ne produciamo tanto, anche se abbiamo un'informazione che a volte è colpevole perché non riporta le verità. Il mio compito era quello di parlare popolo risparmiatori, popolo di debitori, perché siamo passati nel 2001, quando c'era la lira, avevamo un potere d'acquisto e non lo diciamo noi, lo dicono le statistiche, lo dice Eurostat. Tra l'altro poi, dottor Casella, le consegno questo testo di intervento, magari se voglio lo mando anche, perché qui ci sono tutti i dati. Allora, noi con la lira avevamo una capacità di spesa, questo è un dato di Eurostat che misura il reddito con l'inflazione, si chiama capacità di spesa. E nel 2001 avevamo una capacità di spesa superiore ai paesi molto più importanti dell'Europa. Allora noi eravamo superiori, che devo dire, lasciamo stare quelli più piccolini, ma la Francia, eravamo quasi pari con la Germania. E insomma, la nostra liretta, tanto disprezzata, tanto deprecata, offriva ai consumatori e alle famiglie la capacità di fare una vita dignitosa. Chi faceva, magari aveva la possibilità di avere due redditi, con 3,5 milioni di vecchie lire che oggi svalutate, mangiate dalla speculazione, riusciva magari anche a fare qualche cena una volta al mese, a mangiare la pizza. È arrivato l'euro e ci hanno detto, io tra l'altro scrissi un libro facendo un braccio di ferro con Diego Novelli, l'ex sindaco di Torino. Lei me lo deve dire, lei quello, se vuole, se vuole, se vuole che le, se vuole che, scusi, lei se vuole che, che lasci stare la mia libertà, noi siamo l'Adusbef, io non so manco chi è lei, e lei è un disturbatore. Lei è un disturbatore, io non lo so. Se volete io me ne vado. Cortesia. Lo decido io quello che devo dire, non me lo decide lei, non si permetta. Lei non si permetta. Decido io quello che devo dire. Se non vuole sentire, se ne vada. Ha capito? Se ne vada. Se non vuole ascoltare. Per cortesia. Se ne vada. Scusi, E non si permetta di utilizzare questo. Lo decido io quello che devo dire. Non un quacquaracqua qualsiasi. Si presenti. Ha capito? Senta, però tanto, se vuole fare delle tanto domande... per cominciare, lo decido io quello che devo dire. Ha capito? Lo Senta, decido scusi, io, non però, lei. Non mi sembra il modo di interagire in un evento del genere. E lo decido io quello che devo dire, non lo decide lei quello che devo dire. Senta, scusi, però mi sembra io sono che abituato... non sia la modalità giusta per intervenire in un evento del genere. Io sono abituato. Lei sta interrompendo un evento che riguarda anche altre persone. Non credo che sono stato abituato. Io ho scritto 13-14 libri. Lei non so chi sia, lei è solo un disturbatore. E quando andava alle assemblee degli azionisti, disturbatori come lei, li ho fatti condannare dai tribunali della Repubblica. Ha capito? Condannati quando andavo con Beppe Grillo. Possiamo e gli altri all'assemblea degli azionisti. Io non lo so, allora... Senta, può far parlare il dottor perché... Lannutti? Me ne vado io perché lasciate questo disturbatore, questo... No. Dottor Lannutti, scusi, ma non ho capito. Sì, ecco. È un disturbatore. No, guardi, mi scusi, allora lei ha fatto un intervento assolutamente scorretto. Lei può avere la sua opinione, ma... Decide lei, decide lui quello che devo dire io, ma te rendi conto? Possiamo tornare al nostro evento, grazie, per cortesia, rispettate le opinioni di tutti. Io poi fra 5 minuti me ne vado, comunque...
Comunque si giudicano da soli questi signori, non c'è bisogno di... Non c'è bisogno, questi signori si giudicano. Ma lei chi aspetta fuori lei? Senta. Ma chi però... aspetta fuori? Lei minaccia pure. Lei sta minacciando. Senta, scusi, ha finito? Adesso basta fuori, però. Aspetto lei fuori. Sta decisamente esagerando. Lei ha fatto una minaccia. Ma forse lei non si rende conto che ha fatto una minaccia, credo passibile di denuncia. Sta avendo... Ma ci rendiamo conto con chi siamo? Lei ha fatto una precisa minaccia davanti a 50 persone. Credo che forse non si rende conto del suo comportamento. Mi scusi, Comunque, io non voglio disturbare oltre. Non sono abituato a farmi dettare né dai banchieri né dai governi. Le mie opinioni è quello che devo dire. Ripeto, anche con Beppe Grillo e con altri, c'erano i disturbatori di assemblee degli azionisti, non questi, come Iarac, eccetera. Li abbiamo fatti condannare dai tribunali perché erano ricattatori, perché se parlavano in un certo modo avevano le consulenze, in un altro modo, e sono stati condannati. Quindi, poi io vi lascio il... Stavo dicendo dell'euro, della rapina del secolo, un libro... ne ho scritti 13 e qualche modesta nozione di economia penso di averla, e quindi stavo dicendo che l'euro ci ha impoverito, che poi io abbia, diciamo, una collaborazione, nel senso che cerco di dare un aiuto per risolvere i problemi del paese con i ragazzi, ma anche con altri, questa è una cosa che deve fare solo onore, e non è che deve essere stigmatizzato, deve fare solo onore, si dovrebbero vergognare quelli che fanno insinuazioni. Comunque vi lascio questo, perché qui 2001 noi stavamo bene, scrisse un libro che si chiama Euro, la rapina del secolo, Diego Novelli cercò, era presidente dei Torri Riuniti insieme a Prodi, disse: mi devi cambiare quel titolo, perché Euro, la rapina del secolo, era troppo forte, e non accettai di cambiarlo, e quindi è stato un libro, diciamo, molto profetico, perché poi siamo stati davvero rapinati dal crollo dei consumi, il potere d'acquisto che ha colpito il ceto medio, sappiamo come è andata a finire, sappiamo che ci sono le banche che continuano a fare quello che vogliono e a dettare. Ecco, qui per esempio c'è un convitato di pietra. Io mi sarei aspettato in un convegno così importante che ci fosse la Banca d'Italia. Se fosse una Banca d'Italia che, diciamo, avesse autonomia, e invece di essere la protettrice, o se volete la meretrice delle banche, la meretrice. Quindi... per uscire da questo sovraindebitamento bisogna battere le banche nei tribunali. Noi abbiamo una grande tradizione, 28 anni, abbiamo l'anatocismo, l'usura, i mutui usurari. Siamo andati 4 volte in corte di costituzionali, abbiamo fatto annullare i decreti salvabanche che governi di destra e sinistra, da D'Alema, Amato, Ciampi, Berlusconi, Tremonti, contro i diritti. Quindi, ecco, l'unico modo è quello di cercare, soprattutto, un'ultima cosa e poi chiudo, bisogna separare, e voi dei 5 Stelle state cercando di farlo, separare quelli che sono i diritti di cittadinanza dei cittadini da quelle che possono essere i sussidi, le elemosine, bisogna separarle. E quindi questo fatto del reddito di cittadinanza è una cosa molto, molto... Tra l'altro siamo quelli che qualche giorno fa sulla delega fiscale, qui insomma noi abbiamo governi che fanno deleghe fiscali ad hoc, dettate dagli avvocati degli indagati, sappiamo che c'è Profumo indagato, ha iniziato Robledo di Milano e adesso sta passando i guai, povero procuratore Robledo, quindi lo salutiamo e lo applaudiamo per il suo coraggio, Alfredo Robledo.
e che volevano fare? Volevano fare un condono più criminale degli scudi fiscali di Tremonti, ancora più criminale. Non noi, ma Rossella Orlandi, nominata da Renzi all'Agenzia delle Entrate, ha valutato un danno per le casse dello Stato tra i 16 e i 20 miliardi di euro. Vi chiedo scusa se vi lascio, vi chiedo scusa anche per quel signore. Allora, vabbè, io volevo giusto aggiungere che all'intervento di Lannutti, che abbiamo ovviamente invitato anche ABI e Banca d'Italia, però non hanno ritenuto evidentemente di intervenire in questo evento. Poi lascio a voi, diciamo, le considerazioni del caso, nel senso ognuno di noi può farle, perché penso che almeno la Banca d'Italia come istituzione, perché l'ABI di fatto è il sindacato delle banche, quindi in sintesi questa legge credo che pone una pesante ipoteca sui conti delle banche, e quindi vabbè, non mi sorprende più di tanto l'atteggiamento dell'ABI. Siamo in una sede istituzionale, abbiamo cercato di configurare un evento che fosse il più possibile appunto scevro, diciamo così, da polemiche politiche, ma quello che mi ha sorpreso di più ovviamente è l'atteggiamento di Banca d'Italia, anche perché io ve l'ho risparmiato un po' all'inizio queste citazioni, ma per esempio il 15 luglio 2014 l'ABI ha siglato a Roma un accordo, un protocollo d'intesa con l'Associazione dei consumatori aderente al Consiglio nazionale, che prevede la costituzione di un osservatorio indipendente, espressione del mondo bancario italiano e dell'Associazione dei consumatori in tutela dei cittadini. Quindi nominalmente, o meglio pubblicamente, come ho detto un po' all'inizio, l'ABI assieme ad altri soggetti ha dichiarato di voler giocare un ruolo attivo. Anche la Banca d'Italia nel 14 ottobre 2014 ha siglato il suo accordo con l'autorità garante della concorrenza del mercato in tema di tutela dei consumatori, appunto per salvaguardare la violazione dei diritti dei consumatori nei contratti e nelle clausole vessatorie. Questo facciamo un po' seguito a quello che dicevo all'inizio, che questa problematica del sovraindebitamento appunto ha mosso a diverse istituzioni. Peccato che poi non hanno ritenuto di intervenire in questo evento. Detto questo, io passerei al prossimo intervento, che è quello di Lucia Moreschi, la responsabile della sede di Milano, credo anche della Lombardia, del Movimento Difesa del Cittadino, che è un'associazione di consumatori a tutti gli effetti, e ci parlerà dell'esperienza dei sportelli del consumatore sia in Regione Toscana, perché credo che sia l'esperienza a livello dell'ente regione, non so se è unica, comunque più significativa in Italia, perché ha finanziato, credo, con 600.000 euro gli sportelli del consumatore come specifico supporto a sovraindebitati, ma ci parlerà anche della sua esperienza, l'esperienza di questa associazione di consumatori su questo problema, di ciò che ha fatto l'MDC in Regione Lombardia. Anche su questo intervento vorrei aggiungere che io ho invitato altre associazioni di consumatori, tra cui Altro Consumo, che non hanno ritenuto neanche di rispondermi, non dico di intervenire, perché ritenevo magari che anche loro potessero dire la loro su questo, in questo evento, in questo tavolo. La parola a Lucia Moreschi. Sì, grazie. Direi un'utile premessa. La mia associazione è appunto un'associazione di tutela consumatori e utenti, che è presente da 15 anni sul territorio lombardo, da quando è stato creato a livello regionale il CRCU, partecipiamo attivamente alle politiche regionali, per cui quando abbiamo ricevuto l'invito dell'ingegner Casalino, devo dire che siamo stati entusiasti, forse una parola forte, ma molto contenti che ci fosse attenzione a una problematica così seria, così importante, che anche in Lombardia sta assumendo veramente delle connotazioni drammatiche, per cui mi fa intanto piacere ringraziare per l'invito, e poi avremo partecipato a un incontro organizzato da chiunque, perché sono tematiche che davvero rappresentano gli interessi dei cittadini. Fatto questo, oggi le associazioni sono qua a dare numeri, per cui mi permetto anch'io di andare un pochino a completare il quadro che è già stato fatto della situazione, anche perché ci sono studi, credo al di sopra di ogni sospetto, di Eupolis, che è l'Istituto di Statistica e di Ricerca della Lombardia, che proprio confermano non solo l'entità del fenomeno,
ma anche come sia cambiata la geografia di questo fenomeno, perché negli ultimi 10 anni, se prima l'attenzione era focalizzata verso i piccoli comuni, che erano i comuni, diciamo, cosiddetti svantaggiati, oggi queste nuove povertà si localizzano fondamentalmente a livello di grandi città, dei capoluoghi di provincia, e proprio su elaborazione di dati dell'Osservatorio regionale sulle esclusioni sociali in Italia, l'Ores, Eupolis ha potuto fare appunto delle stime di questo fenomeno, identificando proprio nei capoluoghi di provincia, in particolare in Varese, a Milano, a Cremone, a Pavia, diciamo gli epicentri di questo fenomeno. Questi dati peraltro sono in qualche modo confermati anche dall'ultimo rapporto sulla povertà e sull'esclusione sociale che ha presentato Caritas nel 2014, dove va proprio ad identificare nel nord Italia una fetta importante di cittadini in situazioni di sovraindebitamento, circa il 40%. Fino a 10 anni fa erano cittadini prevalentemente stranieri, oggi il 40% è rappresentato da cittadini italiani del nord dell'Italia, che non appartengono, come magari si potrebbe pensare, a situazioni sociali emarginate o marginali. No, sono persone che banalmente, appunto, per cause sopravvenute sono rimaste magari senza lavoro, hanno contratto una patologia per cui non sono più in grado di lavorare e si sono trovati in questa situazione di emergenza. Quindi c'è sicuramente una vulnerabilità sociale crescente, spesso legata anche a situazioni di fragilità occupazionale che influenzano pesantemente la situazione e che ha interessato, dobbiamo dirlo, anche prevalentemente il ceto medio, perché almeno per quanto riguarda la mia esperienza in associazione, le persone che vengono da noi davvero sono gli artigiani, piccoli imprenditori, persone normali come noi, quindi oltretutto si crea anche una forte empatia, come deve essere, perché sono persone, quando le persone uguali a noi presentano situazioni di disagio così forte, davvero verrebbe voglia di fare tanto di più rispetto a quello che poi possiamo fare e, con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Volevo anche porre il punto su altre criticità che insistono su questo fenomeno, perché non è solo la, come dire, impossibilità a livello nazionale, come pure europeo, perché non siamo solo gli unici colpevoli, purtroppo il problema è diffuso in tutta Europa, quantomeno la criticità nel riuscire a garantire un welfare che si faccia carico di queste persone, questa è la principale, ma è una causa che definirei esogena. Ci sono anche delle cause endogene relativamente a questo problema che rendono ancora più difficile la sua risoluzione. Pensiamo soltanto alla polverizzazione tra le micro istituzioni, le macro istituzioni nell'erogazione di questi contributi, la lentezza con cui gli aiuti arrivano alle famiglie, ai criteri, c'è una sperequazione rispetto ai criteri di applicazione di queste misure che va comunque a rallentare, a rendere difficile l'approccio ad un aiuto concreto per i cittadini. Ed è in questo contesto, che sicuramente non è brillante, che si va a inserire l'attività dell'associazione. Ma spiace che sia andato via l'assessore Parolini, che peraltro per i consumatori è una new entry, per cui forse non conosce tanto il pregresso e non sa che il nostro impegno, la nostra sensibilità su queste tematiche ha una lunga storia. Ci siamo sempre occupati di sovraindebitamento, di tematiche relative al consumo, alle banche e quant'altro, ma proprio nel 2003, quando vi ricordate tutti, c'è stato il crack di Parma, Argentina e Cirio, ci siamo davvero attivati, ma non solo con un aiuto concreto di assistenza diretta ai cittadini, ma anche con un aiuto in termini di formazione. In realtà, appunto, ci siamo accorti che c'era un diffuso analfabetismo rispetto ai più semplici strumenti bancari e finanziari e siamo intervenuti proprio in questo senso. Abbiamo realizzato tanti progetti, tanti percorsi, non voglio annoiarvi facendovi l'excursus degli ultimi 10 anni, però davvero siamo intervenuti prontamente con interventi di tutela ma anche di formazione e di monitoraggio. Sicuramente neanche noi siamo riusciti a arginare una crisi che è stata un'ondata travolgente che ha colpito così pesantemente il nostro paese, però ecco, secondo me qualcosa è cambiato, ma in termini di consapevolezza, perché se fino a 4-5 anni fa
i nostri territori ci davano come feedback una forte ritrosia da parte dei cittadini nel parlare, non solo nel chiedere aiuto, ma anche nel parlare della loro situazione, dei loro problemi, adesso sono molto più consapevoli. Io ho diciamo quasi un anno di esperienza alle spalle ormai rispetto al problema del sovraindebitamento e ho accolto assieme ai nostri legali naturalmente tanti cittadini. I cittadini adesso sono consapevoli, ci chiedono aiuto, lo vogliono l'aiuto e non si fanno assolutamente problemi, con grande dignità sono pronti a esporre le loro problematiche. Naturalmente stiamo parlando di cittadini che sono arrivati a posizioni di sovraindebitamento in modo incolpevole, perché chiaramente quando ci sono patologie alle spalle di queste problematiche diventa tutto molto più difficile. Vabbè, io non credo di aver bisogno di raccontare dell'esperienza di Pistoia, sono state le prime due omologhe a livello nazionale, direi per noi sono risultati, anzi per i cittadini sono stati risultati più che soddisfacenti. Naturalmente in seguito a queste due omologhe la nostra sede lombarda, soprattutto in seguito alle ricadute mediatiche, perché il nostro rappresentante è andato in televisione, per cui tanta gente ha conosciuto questa legge praticamente sconosciuta fino a poco tempo prima, ci ha contattato e abbiamo risposto in modo immediato, nel senso che vabbè, a livello nazionale ci siamo organizzati con una rete di sportelli che si chiamano SOS Sovraindebitamento, proprio di aiuto e di sostegno ai cittadini rispetto al problema in generale, in particolare sulla legge 3 del 2012. In Lombardia siamo rimasti un pochino, come dire, presi in contropiede da questa emergenza, per cui abbiamo organizzato subito degli incontri di formazione e informazione dedicati ai cittadini. Devo dire che al primo, era un giovedì pomeriggio di febbraio, sono venute parecchie persone e soprattutto da tutta la Lombardia, quindi neanche solo da Milano, ma mi ricordo di gente da Brescia e da Bergamo che è venuta proprio per saperne di più, e credo che questo sia sintomatico della situazione davanti alla quale ci troviamo. La nostra esperienza appunto è proseguita con interventi di informazione, naturalmente è proseguita l'attività di sportello. Devo dire che in quest'ultimo anno c'è stato uno sbilanciamento veramente notevole a favore delle richieste di consulenza sul problema del sovraindebitamento. E per quanto riguarda le casistiche, non so se è un caso o se corrisponda veramente a uno spaccato della società, devo dire che prevalentemente appunto si tratta casi di persone rimaste senza lavoro, piuttosto che con un'attività imprenditoriale fallita, molte donne che in seguito a separazione e divorzio, senza alimenti, anche se dovuti, non riuscivano più a far fronte al bilancio familiare. Insomma, situazioni veramente incolpevoli in cui ci si trova per un motivo o per l'altro, per una patologia che è intervenuta. Piuttosto, ecco, un caso che mi ha colpito in particolare, un piccolo artigiano che ha visto un calo della sua attività in seguito alla crisi, si è improvvisamente dovuto fronteggiare delle banalissime spese condominiali, la riparazione di un tetto, ha cominciato a chiedere dei finanziamenti e è andato in default economico. Queste sono le situazioni che si sono presentate in associazione. Per quanto riguarda le criticità che abbiamo riscontrato, a parte il costo, noi assistiamo i cittadini aiutandoli a compilare l'istanza per la nomina dell'OCC e presentarla nei tribunali. I bolli, sembra incredibile, ma per alcuni i 200 euro di carta di bolli, di marche da bollo da presentare, è un costo. L'OCC, apprendo adesso che sarà a carico del tribunale, però insomma comunque è un procedimento lungo e costoso. No? Ecco. Ah, a me sembrava a carico del cittadino, allora forse ho inteso meno. L'interpretazione, ecco, che danno l'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti, poi è un'interpretazione perché manca il regolamento, è che, come nel fallimento, è a carico della procedura. A carico della procedura sarebbe, vuol dire, tanto meglio, perché comunque è un onere, che è a carico dei creditori. Okay. Sì, a carico della procedura, nel fallimento, chi è che paga? Paga l'attivo fallimentare. Speriamo che questa sia la nostra interpretazione, perché parlando di fallimento civile, quindi portandoci, avendo come matrice il fallimento tradizionale, tant'è che nel ribadito anche dal Consiglio di Stato, il costo della procedura viene commisurato esattamente come si commisura nel fallimento. Benissimo. Questa però manca il regolamento, noi commercialisti l'abbiamo interpretata così, Ordine Nazionale. Poi
finché non verrà il regolamento non sappiamo come fare. Ho capito, vabbè, noi speriamo al meglio, insomma, un aiuto in più per i cittadini. E ritornando alle problematiche e alle criticità, abbiamo anche riscontrato che le procedure non sono uguali in tutti i tribunali. Ad esempio, in alcuni tribunali della Lombardia si può procedere in autotutela, ovvero il cittadino che presenta l'istanza, quindi ha un costo minimo di base, mentre, non so, a Monza e Brianza, mi smentiva prima il signore, ma forse le cose sono cambiate rispetto a quanto mi diceva prima del convegno, richiede l'assistenza di un legale, quindi un altro costo limitato, però comunque insomma, un costo che si va ad aggiungere a una situazione già di sofferenza economica. L'ultima cosa che volevo dire, e secondo me non è certo la meno importante, è che in questo anno di attività naturalmente non sono venuti solo da noi solo cittadini che possedevano i requisiti per poter accedere a questa legge, ovvero è chiaro che il cittadino deve dimostrare che in qualche modo può rientrare dal debito. In realtà sono venuti anche da persone magari seguite dall'assistenza sociale, senza reddito, insomma casi veramente, casi limite, e nella necessità comunque di dar loro un aiuto, una risposta, un orientamento, li abbiamo indirizzati verso altre realtà che si occupavano di questo tipo di problematiche, fondazioni che da tempo, da sempre si occupano di situazioni di sovraindebitamento. Ecco, in questa occasione ci siamo accorti di quanta poca conoscenza reciproca ci sia rispetto alle, scusate il gioco di parole, reciproche competenze, ovvero fondazioni anche importanti qua in Lombardia, chi è lombardo le conosce sicuramente, non sapevano nulla di questa legge, hanno chiesto a noi come si poteva intervenire. D'altro canto noi abbiamo indirizzato da loro dei cittadini che non sapevamo veramente come gestire, non conoscendo neanche tanto, se non appunto guardando e consultando i siti internet, in qualche modo abbiamo cercato di dare una risposta, perché davvero al di là dell'empatia, avere un cittadino sovraindebitato che non può accedere alla legge è difficile, ma non per demandare a qualcun altro la patata bollente, ma proprio per cercare di dargli comunque un aiuto, un consiglio, si indirizza ad altri. Per cui proprio da questa consapevolezza è nata anche l'idea di realizzare un progetto che si chiama Sdebitiamoci, che vuole proprio affrontare questo tipo di problematiche. Un progetto che è stato approvato, sarà in parte finanziato anche dalla DG Famiglia e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia, ma sostanzialmente è sulle nostre spalle, in cui è previsto sì uno sportello questa volta dedicato solo a queste problematiche, ma la nostra volontà principale, visto che lo sportello comunque è da tempo che lo facciamo, è proprio quello di creare una rete di conoscenze, di competenze, in modo tale che si possa sinergicamente operare nelle diverse realtà, sia naturalmente istituzionali, micro e macro, ma anche associative, di fondazioni, che era davvero un sostegno e un aiuto ai cittadini che ne hanno bisogno. Okay, grazie. Bene, ringrazio Lucia Moreschi per il suo contributo. Adesso passiamo invece all'intervento di Daniele Pesco. Come si dice nel Movimento 5 Stelle, cittadino in Parlamento, quindi dovremmo dire l'onorevole Daniele Pesco, che è un deputato appunto del gruppo Movimento 5 Stelle, che fa parte della Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Allora, il suo compito, diciamo, è parlarci, come dire, del regolamento attuativo che dovrebbe disciplinare gli organismi di composizione della crisi, un regolamento che deve essere emesso dal Ministero della Giustizia. Ora io vi ho già anticipato, ho tolto un po' la sorpresa di Daniele sul fatto che a quanto pare lui si è appena procurato lì a Roma presso il Ministero della Giustizia una bozza di questo regolamento. Lascio parlare Daniele. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere qua. Sono contento veramente di parlare di uno dei problemi che affligge ultimamente molti cittadini, problema che comunque trae origine dal sistema bancario, come diceva prima Elio Lannutti. E non si può non ricordare cosa sta accadendo nell'attualità. Abbiamo un sistema bancario che sta entrando a gamba tesa anche nelle poche istituzioni che erano vicine ai cittadini, quali le banche popolari.
ok, che stanno praticamente stanno le grosse, sembra così, solo le grosse stanno, vengono date in pasto alla finanza internazionale speculativa, quindi sicuramente avremo meno soldi per le nostre piccole e medie imprese, sicuramente per le famiglie. Abbiamo un sistema internazionale legato all'euro che appunto abbiamo visto ieri con il famoso bazooka di Draghi, insomma cosa sta facendo, comprerà titoli di Stato attraverso le banche, quindi aiuterà ancora le banche con in più una riserva, cioè una garanzia che ci rimetterà lo Stato all'80% nel caso dovessimo fallire. Ma cosa vuol dire questo? Mi soffermo solo su questo. Innanzitutto vuol dire che verranno aggredite le garanzie della Banca d'Italia nel caso in cui noi non riusciremo a pagare i nostri titoli di Stato. Oddio, se non riusciremo a pagare più titoli di Stato vuol dire che è come se scoppiasse la bomba atomica, finisce tutto. Però voglio dire, si stanno attaccando veramente a tutto, si stanno attaccando alle garanzie, alle riserve di Banca d'Italia, interessa questo. Per poi appunto, penso, per passare poi ai beni dello Stato, comunque su questo non abbiamo più garanzie, non abbiamo certezze. Quindi sovraindebitamento, io vi anticipo che mi sono iniziato a occuparmi di questo da quando appunto Eugenio mi ha detto che avremmo fatto questa conferenza, non ne sapevo assolutamente nulla, lo garantisco, non sono esperto in tutto, e tra l'altro la seconda volta che mi coinvolge su questioni più legate appunto a aspetti legati appunto alla magistratura, insomma a aspetti di giustizia, però sono ben volentieri, me ne sono occupato perché appunto si parla proprio di sovraindebitamento e comunque è riferito al settore anche bancario. Quindi faccio prima un focus sulla legge, poi vi anticipo qualcosa di quello che ho saputo sul regolamento. Quindi la legge ha avuto innanzitutto un iter abbastanza articolato, nel senso che è iniziata al Senato, voleva essere integrata, poi è iniziata al Senato da un rappresentante del PDL, quindi questo perché, visto che prima si parlava proprio di politica, noi non ci vergogniamo a portare qui a parlare e anzi a enfatizzare anche una proposta di legge che è stata svolta da altri partiti, perché questa qua sembra una proposta di legge intelligente. E quindi siamo ben contenti, abbiamo anche ottenuto una certa, diciamo, condivisione sui risultati raggiunti anche da parte di attuali forze politiche in maggioranza, le condividiamo con voi e di questo non possiamo che essere soddisfatti, del fatto che ogni tanto venga fatto qualcosa di buono per i cittadini, insomma. Quindi il governo Monti intendeva poi integrare questa proposta di legge con un decreto, però al quale poi non è stato dato esito, e mi riferisco al decreto 212 del 2011, tant'è che poi, pur contenendo delle parti riferite a questa proposta di legge, poi sono state tolte e alla fine è stato integrato da un altro decreto, cioè il 179 del 2012. Quindi mi sono preparato le slide perché appunto, come dicevo prima, non è la mia materia proprio a cui mi riferisco di solitamente in commissione. Comunque, mi spiace, vi aiuto. Allora, innanzitutto la composizione della crisi del sovraindebitamento. Cosa si intende come situazione di crisi? Intendono una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte logicamente dal consumatore o dal debitore e il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. È proprio definita quindi crisi da indebitamento. Può colpire tanto le famiglie quanto i lavoratori autonomi. Perché in pratica, che cosa, non so, probabilmente l'abbiamo detto anche prima, in pratica è una, è un procedimento vicino al procedimento fallimentare, però destinato ai cittadini. Solo che appunto in questo caso non abbiamo conseguenze negative per i cittadini, se non quella di riuscire a ripartire quello che hanno tra i debitori e appunto di non avere ulteriori conseguenze. Anzi, vi è anche poi, vediamo dopo, il principio dell'esdebitazione col quale appunto il giudice può chiedere e può ottenere che i debiti del consumatore, debitore, possano essere ridotti. Logicamente per riuscire a vivere con dignitosità. Sempre nella proposta di legge sono quindi contenuti i tre metodi per riuscire a venire fuori da una situazione di crisi, e sono innanzitutto il piano di ristrutturazione, l'accordo è quello più sconveniente logicamente per il debitore, la liquidazione dei beni. Comunque il piano di ristrutturazione deve essere comunque fatto, come prima anticipato, da un organismo, ma anche da un gestore della crisi. Quindi con organismo si intende, e anche questa è una cosa bella, comunque vedremo dopo, proprio l'organismo che
che dovrà essere un ente pubblico, oppure anche comunque abbiamo visto che c'è comunque possibilità anche per soggetti privati di riuscire a svolgere un servizio simile, appunto questo organismo che comprende le persone, tra cui anche i professionisti, che aiutano il consumatore a rapportarsi con il tribunale. La magistratura, l'organismo appunto riferito ai tribunali, cosa ci guadagnano? Il fatto che comunque le procedure vengono snellite, un po' come con la conciliazione, vi è comunque uno snellimento del carico appunto amministrativo dei tribunali, e quindi vi è comunque una velocizzazione del processo. Allora, il piano di ristrutturazione logicamente ha bisogno dell'omologazione del giudice, che può essere fatta se vi sono due condizioni importantissime. Una è la meritevolezza della condotta del debitore e una la mancanza di colpa. Difatti le prime lamentele ci sono già state comunque riferite a questo fatto, ovvero le banche dicono non è giusto che venga comunque ridotto il debito del debitore se questo ha condotto comunque una vita al di sopra delle proprie possibilità. Invece questo è sbagliato, perché se una banca ha comunque dato credito a una persona pur sapendo le condizioni in cui questa persona si trova, è comunque sbagliato il ragionamento e ciò che è successo fin dall'origine, e quindi è giusto che vi sia comunque, grazie a questi due parametri, il fatto che vi sia appunto una possibilità poi di riuscire a raggiungere la riduzione del debito. I debitori che non si sentono comunque gratificati in modo soddisfacente possono comunque contestare appunto la scelta del giudice, il quale prenderà logicamente in considerazione le contestazioni. Il secondo metodo è quello dell'accordo, è quello probabilmente che dovrebbe essere il primo metodo, in quanto accorcia logicamente le procedure, e quindi tra debitore e consumatore appunto si cerca di trovare un accordo come se fosse un accordo preliminare, e in questo caso ecco la soglia del 60%. Il giudice può ritenere che l'accordo possa essere valido se il 60% del carico debitorio, quindi rappresentato dal 60% diciamo dei appunto dei creditori, del montante appunto accettano all'accordo. Quindi esdebitazione. Quindi il decreto legge prevede questo principio o questo istituto che è formidabile, ovvero è detto una serie di disposizioni comuni ad entrambi i procedimenti, incidendo sul contenuto del piano, se esse prospettato al debitore in prospettiva di un accordo, o sia nel caso appunto se invece formulato dal consumatore, prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori. E questa veramente è la svolta, una cosa che appunto è veramente un principio rivoluzionario. Ecco, le tasse logicamente vanno pagate, difatti non possono rientrare in questo principio. Anche noi spesso nelle nostre proposte di legge tendiamo magari a cercare forme per riuscire a ridurre il carico fiscale in situazione di vera crisi, però ci accorgiamo che purtroppo non si può. Quindi, per quanto riguarda invece la posizione dei creditori rimasti estranei all'accordo, proposto il debitore, il provvedimento ritiene che siano sufficientemente tutelati dalla valutazione dell'organismo di composizione della crisi e poi dal tribunale sulla convenienza dell'accordo di ristrutturazione rispetto alla liquidazione dei beni del debitore. Quindi il terzo principio è quello della liquidazione, quindi si fa quindi l'elenco e la somma dei beni disponibili e vengono appunto divisi per i creditori. E questa è la soluzione diciamo meno piacevole per il creditore. Allora, l'organismo di composizione della crisi. Possono, e questa è una cosa bella, possono far parte di questi organismi tutti gli enti pubblici e quindi tendenzialmente tutti appunto che danno adeguate garanzie di indipendenza e professionalità. Sempre la legge rimanda a un apposito registro regolato appunto dal regolamento dove appunto questi enti pubblici vengono raccolti. Sono divisi, lo vedremo comunque dopo, in diverse sezioni. Gli organismi di mediazione che già esistono possono appunto entrare di diritto tra questi organismi. Appunto organismi, però mi riferisco nello specifico a quelli costituiti dalla Camera di Commercio, dagli ordini professionali, degli avvocati, dei commercialisti, eccetera. Nelle procedure di accordo di composizione e di piano del debitore, quali sono i compiti dell'organismo? Possono, anzi devono, predisporre il piano di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti. Nella procedura invece di liquidazione svolgono proprio la procedura il ruolo di liquidatore. Quindi in tutte e tre le procedure invece svolgono delle funzioni comuni, quali quello logicamente di verificare che i dati
e questa è una funzione fondamentale, che i dati comunicati dal debitore siano effettivamente quelli reali, e poi soprattutto svolgono un'altra attività importante in questi processi, che è quella delle notifiche e quindi quella delle comunicazioni, che devono essere fatti obbligatoriamente con PEC se l'impresa è registrata sul registro appunto delle imprese o dei professionisti, delle PEC, oppure tramite telefax, logicamente, o raccomandate. Quindi in tutte le procedure paraconcorsuali le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione in queste procedure possono essere svolte anche da un professionista, avvocato commercialista o da una società di professionisti. E quindi vi è comunque l'apertura al resto, insomma, dei professionisti che già si occupano di materie simili a queste, quali appunto le materie legate ai fallimenti. Quindi il regolamento quindi praticamente c'è già, è stato fatto, vi è anche il visto del Consiglio di Stato, che è positivo, quindi ci aspettiamo che veramente a brevissimo venga pubblicato, e quindi si potrà partire speditamente con queste procedure. Come dicevo, il regolamento è diviso in due sezioni, le disposizioni generali e in tre parti, e il registro degli organismi. Gli organismi appunto sono divisi tra quelli che possono entrarci di diritto e quelli che invece possono chiedere appunto di essere ricompresi. E poi si parla logicamente del regolamento di obblighi dell'organismo e della determinazione dei compensi. Ho degli stralci riferiti qui, ero incuriosito dai requisiti che devono avere i gestori della crisi, che sono i facenti parte degli organismi di composizione della crisi, e appunto vedo che comunque c'è un favore, vogliamo dire un piacere, a chi comunque organizzerà la formazione, perché in pratica per i laureati che vorranno occuparsi di queste cose, dovranno, per poter accedere a diventare un gestore della crisi, dovranno svolgere almeno 200 ore di formazione mirata, e invece per quanto riguarda invece i professionisti che già esistono, che già si occupano di queste cose, è richiesto solo appunto un corso di 40 ore. Però è giusto, nel senso, come è esistita per la mediazione una formazione mirata, utile comunque per sgravare il carico dei tribunali, utile per fare più in fretta, è giusto che anche comunque i professionisti siano diciamo accuratamente dotti e formati anche su questo. Non vi annoio di più, comunque siamo contenti che questa legge sia andata in porto, che ci sia tutto, e siamo sicuri che tra poco partirà, e siamo contenti di trovare, insomma, delle iniziative buone anche dagli altri partiti. Grazie. Va bene, io direi, con un certo anticipo rispetto a quanto avevamo previsto, abbiamo finito appunto tutti gli interventi. Direi, per chi è rimasto, era previsto appunto delle domande del pubblico. Adesso, vabbè, Lucia Moreschi è uscita, ma è ancora con noi. Non so, se volete fare delle domande agli unici due relatori che sono rimasti, su qualche chiarimento, qualche approfondimento. Se magari... Non so se riesce a farsi sentire, se no, se magari cortesemente puoi venire lì e usare uno di quei microfoni. Provi a parlare. Ma la figura del liquidatore, ma molto importante, anche perché prima volevo dire alla dottoressa Moreschi come siamo arrivati poi, per similitudine, a comprendere che deve essere pagato dalla procedura. Quando tra le procedure previste abbiamo anche la liquidazione del patrimonio. Quindi la norma dice che è l'OCC, in questo caso non l'abbiamo ancora, ma il professionista facente funzione, che sottopone al giudice il nome del liquidatore. Il liquidatore, che assume quindi una funzione lui stesso all'interno dell'organismo di composizione, è, ad esempio, pagato dalla vendita del bene. Ecco perché dico la procedura deve pagare il compenso e non lo Stato o chi altro. Queste però sono interpretazioni. Comunque, il liquidatore ad oggi viene nominato dal giudice su proposta. E il Tribunale di Vicenza, che è stato il primo che ha fatto, era un sovraindebitamento peraltro di un'impresa agricola, quindi di dimensioni estremamente rilevanti. No.
delle imprese. No, allora la liquidazione del patrimonio può avvenire sia per il sovraindebitamento, cioè per i soggetti non fallibili, sia per il piano del consumatore, e parliamo dei consumatori. Quindi quando si sceglie la liquidazione del patrimonio vanno venduti i beni. Ad esempio, la legge, come l'abbiamo interpretata noi, è che l'OCC propone la nomina del liquidatore. Il Tribunale di Vicenza, mi pare, se non mi ricordo, ce l'ho qua comunque, nella prima ha dato diciamo, forza a questa interpretazione, perché avevamo un sovraindebitamento di un'impresa agricola, quindi soggetto non fallibile. Ed era anche piuttosto rilevante, perché non abbiamo i limiti dei 200.000 euro e via dicendo, parliamo di milioni di euro. Il giudice ha nominato liquidatore colui che l'OCC aveva proposto. Ecco, per cui parrebbe non esserci dubbio, fino a che non entrerà in regolamento, però per in questo momento la giurisprudenza non dà dubbi che il liquidatore viene nominato dall'OCC. Paradossalmente parrebbero non esserci ostativo al fatto che lo stesso OCC sia poi liquidatore del patrimonio. Dipende dalla dimensione del patrimonio che andiamo a liquidare. C'era... Ah sì, ho visto prima... No, c'è qualcuno. Momento, non facciamo confusione col liquidatore di colui che liquida un'azienda che volontariamente vuole andare in estinzione. Qui si parla di un liquidatore che sotto il controllo della procedura è già in una situazione concorsuale o paraconcorsuale come questa, cioè viene nominato dal giudice. Qui il proprietario non può più intervenire né agire, nulla. Cioè non siamo in una liquidazione volontaria, eh. Guarda, penso che sia molto simile a quello che è già successo con gli organismi di mediazione. Sappiamo che è una formazione spesso onerosa, sia come tempo che come risorse. Però 200 ore mi sembra che sia solo, se volete andiamo a vedere, sia solo invece per i laureati che non hanno... No, difatti. Ma per i professionisti il carico è solo di 40 ore per chi già svolge attività simili. Quindi... No, non mi sembra effettivamente così esagerato, però insomma secondo me io trovo giusto che un minimo di formazione ci sia. Per quanto riguarda gli organismi di mediazione, una cosa buffa che so perché conosco avvocati, è il fatto del tirocinio, perché il loro tirocinio deve essere continuo, e forse veramente questo qua diventa sì una perdita forse di tempo, cioè una volta acquisiti tutti i requisiti per poterlo svolgere devi comunque continuare a far tirocinio, e lì veramente si va a togliere veramente del tempo prezioso a un professionista. Mi sembra esagerato. Mi permetto di intervenire. Io sì. Credo che quel regolamento forse non è ben interpretato, o si riferiva a qualcos'altro, perché la legge non è come il mediazione, qua siamo una cosa molto più seria. La legge stabilisce che l'organismo di composizione della crisi e il professionista incaricato debbono essere abilitati ai sensi dell'articolo 64 della legge sul fallimento. Quindi non è che uno appena laureato fa 200 ore, deve quindi essere iscritto all'albo professionale sia degli avvocati che dei dottori commercialisti e dei notai, esclusivamente in queste tre categorie, mentre nella mediazione poteva essere chiunque avesse anche una laurea triennale. Per cui io credo che sia necessaria una formazione. Gli stessi ordini professionali di Bologna, ma io sono anche nella commissione nazionale, tutti gli altri ordini professionali si stanno preparando, ma nell'interesse del commercialista iscritto all'albo ad un'adeguata formazione, non tanto per i soldi, perché quando il commercialista viene chiamato, e difficilmente se non per gravi motivi, motivati, può rifiutare l'incarico datogli dal giudice, insomma questo si troverebbe ad avere delle responsabilità civili e penali molto rilevanti, perché quando accede alle banche dati diventa un pubblico ufficiale, è obbligato a conservare i documenti. Per cui io credo che sì, la formazione non è tanto un problema di costo, è un problema che riguarderà gli ordini professionali. L'altra, questa legge è stata poi modificata,
gli organismi di mediazione che diventano automaticamente organismi di composizione della crisi sono solo ed esclusivamente quelle delle Camere di Commercio. Possono diventare organismi di composizione della crisi solamente non le fondazioni, ma gli ordini professionali, quindi dottori commercialisti, avvocati e notai. È una cosa piuttosto complessa che probabilmente il legislatore ci ha messo, è stato inspiegabilmente ha fatto una legge ben fatta. Poi probabilmente ci ha messo su piedi o si è accorto di aver fatto qualcosa di fatto troppo bene e ha cominciato a trascurarla. Ma i professionisti che diventeranno OCC hanno delle responsabilità enormi, ma di penali. Quindi il signore di là. Del consumatore. A
intendo rappresentare in qualcosa di utile. E di fatto la dimostrazione che non serve, tanto il motore, è che ci sono soltanto pochissimi casi ad oggi. E non perché non c'è la pericolo di quello, questo è interessato a me sulla borsa, ma non per questo, perché io quando ho presentato il piano, nemmeno dal tribunale conoscevo la legge. Hanno mandato prima la presidente del tribunale, poi hanno mandato alla sezione fallimentare. Dopo un mese, io l'ho presentata perché lo sapevo che non lo so, per avviare la procedura. Poi è stato nominato perché non l'ho dovuto pagare io. Questo è sicuro. Quindi non è tanto questo, non è perché poi il tribunale nomina il professionista, il commercialista. Secondo me non funziona la legge perché rispetto a questa marea di problemi non tocca al punto centrale, cioè non difende la persona rispetto alla vendita della casa. E se manca questo, manca il 90% del problema, perché cioè direttamente è questo essenzialmente. Non pago il mutuo, pago in difficoltà, poi non pago il condominio, poi non pago la finanziaria, poi non pago la multa, ma tutto dipende, infatti le case che vengono messe all'asta sono tutte quante case che sono state date. Questo è il punto. Manca questo. Ora io però ho visto che in alcune regioni d'Italia, sia il Movimento 5 Stelle, ma anche altri partiti, fanno delle iniziative, però giustamente, come diceva prima, queste cose per la difesa della prima casa devono essere fatte a livello parlamentare, ci vuole una legge del Parlamento che la... E quindi bisognerebbe intervenire dove c'è una messa all'asta e un realizzo ridicolo, di interrompere la procedura, perché questa procedura qua va a vantaggio soltanto degli speculatori. L'ultima cosa, secondo me non è giusta, al di là del fatto personale, voglio dire, ma in generale che è vero che le banche vengono rifinanziate, quindi assorbono e poi le banche magari non possono fallire, in qualche modo vengono tutelate, la persona che perde la casa non viene tutelata da questa legge, l'unico che si avvantaggia è il speculatore. Questa è una cosa assolutamente giusta, che dovrebbe trovare l'iniziativa non soltanto di un partito ma di tutti i partiti. Mi rendo conto che è un problema politico, però è questo il livello secondo me che il problema è da affrontare, altrimenti io ho paura che ci sono stati 6 casi negli ultimi 4 anni, ce ne saranno altri 6 nei prossimi 10. Allora la casa, l'abitazione principale è secondo noi sì un diritto fondamentale della persona, lo è, però dobbiamo anche metterci nella condizione che secondo me quando si riceve una somma in prestito per l'acquisto della casa e non si riesce a far fronte a quella somma, bisogna vedere se effettivamente si può chiedere. Aspetti, finisco il mio ragionamento perché so che non può essere del tutto condiviso. Spesso ci siamo dibattuti, proprio anche noi all'interno del gruppo parlamentare, su questo, sul diritto all'abitazione e sulla non possibilità di pagare alcuni debiti. Siamo arrivati, grazie anche alle altre forze politiche, all'impignorabilità della prima casa per quanto riguarda i debiti verso lo Stato, e questo è già un ottimo risultato. Ed è un ottimo risultato. Però proviamo a pensare un attimo, ragioniamoci insieme. Faccio un mutuo per avere una casa, per riuscire ad acquistare una casa, non riesco a far fronte al mutuo, magari dopo un anno o due anni. E mi trovo veramente nella condizione di dire, banca, no, tu non hai diritto a rientrare nel possesso di questa casa, perché io non... Su questo veramente so che può essere fastidioso, però altra cosa invece quando magari una persona ha già versato 4, 5, 10, 15 anni... No, no, certo. Però nel senso... Io non voglio difendere le banche, però sto solo dicendo, a prescindere dell'organismo che mi ha prestato i soldi per acquistare la casa. Sì, ok. Il Monte dei Paschi di Siena
miliardi di euro, ma a me la cassa me la vendono all'asta, no? Questo è il punto. Certo, spesso il cittadino, il risparmiatore si trova disarmato. La persona che deve essere in buona fede, che deve essere... se è un furbo non c'entra niente, deve essere una casa che non è una certo, vita. Certo, no, nel senso, noi non abbiamo ancora fatto la nostra proposta di legge solo per questo. Certo. Ma non viene garantita la soluzione per una persona che perde la casa a 70.000 euro. Certo. Non no, sì. Ma non era l'obiettivo della legge sul sovraindebitamento? Cioè io posso essere solidale con la sua situazione, ma la legge sul sovraindebitamento e sul fallimento civile riguarda situazioni totalmente diverse dalla sua. Ma sì, noi potremmo parlare del problema sociale della messa all'asta delle case, allora, questo è un caso molto particolare. Sì, però voglio dire, no, momento, lei mi deve perdonare. Un conto è una legge che va a normativare il fallimento civile. Un conto è una legge che va a tutelare situazioni di indebitamento che mettono all'asta la casa che, stante il mercato immobiliare piuttosto stanco, non hanno realizzo. Sono due cose totalmente diverse. Voglio dire, di quei 46 miliardi di debiti che ci sono, dove il Casalino prima ha eccepito, non ci sono solo prime case, ci sono utenze, ci sono finanziamenti, ci sono tasse. Perché non è vero che nel sovraindebitamento non rientrano le tasse. Si possono ridurre tranquillamente le tasse con l'unica esclusione per l'IVA, che non riguarda il privato cittadino, per le ritenute a titolo d'imposto da conto, che non riguarda il privato cittadino, e per i tributi tipici dell'Unione Europea, che non riguarda il privato cittadino. Per cui se lei non ha pagato l'IMU, la TASI, l'ICI, qua hanno cambiato tutti i nomi, per intenderci, l'accertatore dell'OCC può tranquillamente proporre non solo ad Equitalia una dilazione a 10 anni, ma ne può proporre addirittura una riduzione. Cioè il comune di Bologna, che ha 70 milioni di euro di IMU in pagata, che non riuscirà mai ad incassare, bene, se avessimo avuto questa legge attiva, quell'IMU, quell'ICI, che allora era ICI, avrebbe potuto essere tranquillamente non solo dilazionata, ma anche ridotta. Ora, il problema di come le banche, io sono d'accordo con Pesco quando mi dice, ma allora stravolgiamo il diritto, perché non è possibile da un punto di vista oggettivo dire io, perché sono stato sfortunato, perché sono incolpevole, non riesco più a pagare il mio mutuo, la mia casa l'ho pagato 100.000, oggi c'è un mercato depresso, con quello che io prendo non potrò nemmeno, mi rimangono ancora dei debiti. Per la miseria possiamo essere tutti solidali, ma non possiamo negare un diritto alla proprietà, una legittima garanzia, se non nessuna banca darebbe mai un domani dei finanziamenti. Io sono molto critico nei confronti delle banche e dico che questa legge ha aperto una falla in una diga. Perché quando stabilisce che il giudice può agire con azioni punitive nei confronti della banca, annullandogli i finanziamenti, dicendo che sono stati finanziamenti erogati colposamente, quindi non c'è solamente la tutela del sovraindebitato, il quale senza colpa si è trovato in difficoltà, ma c'è anche la tutela del sovraindebitato che si è visto erogare dalla banca in maniera colpevole finanziamenti che per la legge bancaria non avrebbe dovuto erogare. Quindi quando abbiamo il deputato Pesco o il cittadino Pesco, portavoce? Portavoce Pesco qui, io dico bene, facciamo seguire a questa legge la normativa francese, la quale penalizza con dei risarcimenti anche afflittivi le banche che erano credito in maniera colpevole, addirittura non dicono come noi il colpevole, ma dicono abuso del credito. È una legge che va molto al di là dell'aspetto specifico. Comunque, per passare al prossimo, io penso di aver colto il suggerimento di chi parlava prima, nel senso che anch'io sono d'accordo che l'obiettivo di questa legge era diverso, però credo che l'onorevole Pesco possa raccogliere questo suggerimento, così come quest'ultimo del dottor Battistini sul trattare questa
problematica in Parlamento. Sì, beh, anch'io sono dell'opinione che comunque questa legge già credo che pone dei principi molto importanti. Poi non credo che degli strumenti legislativi in generale possano risolvere tutta una serie di problematiche sociali. Ma io ho portato sei sentenze, non è che sono sei casi, eh? No, no, vabbè, ma in effetti dico, io penso che sia una legge importante, semplicemente il problema vero non attuata, nonché gli strumenti attuativi. Quindi, però io per parte mia mi sento di dire, ma credo che no, che l'onorevole Pesco possa sicuramente raccogliere questo spunto e suggerimento assieme agli altri emersi. Allora, abbiamo altre due domande, il signore qui, terza domanda qui, quarta domanda. Allora, primo signore lì. Non tutte, sì. No, ma non tutte. Ma al di là non ha colpe, nel senso che noi stiamo dando risposte a domande che la legge non ci riconosce. Nel senso, stiamo rispondendo con della giurisprudenza che ha interpretato liberamente ciò che la legge diceva. Non è, una cosa molto chiara è questa. Si possono transare, o meglio, si debbono pagare integralmente queste imposte nelle procedure concorsuali e paraconcorsuali, quindi anche questa. L'IVA va pagata integralmente, la puoi solo rateizzare. Le imposte ritenute da conto per il lavoro dipendente o per il lavoro autonomo le puoi solo rateizzare, ma le devi pagare integralmente. I tributi tipici dell'Unione Europea vanno pagati. Tutte le altre imposte, anche nel piano del consumatore, possono essere, nel libero convincimento del giudice, ridotte. Ad esempio, la sentenza di Catania, il giudice non si è sentito di ridurre erano IMU e ICI e via dicendo, non si è sentito di ridurle. Però, ad esempio, cosa ha fatto? Al di là di quello che dice Equitalia, le ha ratizzate in 10 anni ad un tasso del 2,20%. Ma se avesse voluto, nel suo convincimento, poteva anche ridurle. Equitalia, in altri convegni che noi teniamo, specialmente dei dottori commercialisti, la invitiamo sistematicamente. Equitalia si rifiuta. Equitalia si rifiuta di venire, perché non sa cosa rispondere. Perché Equitalia, prima non è stato detto, ha un credito di 450 milioni di euro, cioè quasi un quarto di un debito pubblico già di per sé esagerato. Come diavolo potrà mai rientrare in casa di 450 milioni di euro? Miliardi, perdoni. Bene, prossima domanda. Thank you.
Lo sa che l'ordinamento francese, se una banca francese avesse dato il 120% sul valore della casa, gli avrebbe annullato il finanziamento restituendo tutto a colui che l'ha contratto? Sono d'accordo con lei, perdoni, ma non voglio parlare. No, le dico... Il sistema economico è un po' più complicato. È più complicato, ma la base del sistema economico è sempre semplice. No, la base del sistema economico è il diritto. No, la base del diritto è l'efficienza e l'onestà. Poi diventa il peculeo che si muove nella legge e cerca di muovere ogni fatto. Se no non esisterebbe, però sarebbe diritto. Si chiama diritto. Certo. Però la base di una reciproca convivenza civile e nel rispetto dei reciproci impegni non può che essere il diritto, la certezza del diritto. Aspetta al legislatore fare norme eque e corrette. Scusate, non parlatevi addosso. Solo una cosa. Sì. Io temo che ci sia un legislatore in mala fede. Io temo questo. Però un legislatore in mala fede non deve negare il fatto che la base della società è il rispetto del diritto. Cambiamo il legislatore, non neghiamo l'esistenza del diritto. Volevo lasciare solo una testimonianza perché abbiamo parlato di mutui e di case. La testimonianza è questa. Noi quest'estate ci siamo veramente opposti ad una proposta di legge che sembrava vantaggiosa per i cittadini ed era quella riferita al prestito il vitalizio ipotecario, ovvero quel prestito con il quale una persona, un possessore dell'immobile, magari anziano, può in cambio di soldi promettere che la casa potrà appunto passare all'istituto bancario nel caso in cui gli eredi non continueranno a pagare il mutuo contratto. Non è un vero mutuo perché chi riceve la somma di denaro può pagare solo gli interessi e neanche restituire il capitale, quindi viene tutto spostato sulle spalle dei futuri eredi. Ora, a noi questo non è piaciuto affatto. Non è stato semplice decidere di opporci del tutto, perché comunque anche all'interno avevamo comunque delle resistenze. Ma qual è il fatto? Che comunque si vuole mercificare un bene importante come la casa per avere in tasca più soldi. Ora, ci può essere una situazione di disagio nella quale bisogna intervenire, magari anche con altri strumenti, per riuscire a dare sollievo se una persona veramente è in sofferenza. Però il fatto di avere soldi facili sul bene casa, quando questo bene casa magari è un bene che comunque non serve solo alla persona che decide di investire quell'immobile per quei soldi, ma magari per tutta la famiglia. Ecco, dovremmo porci l'interrogativo se una norma del genere è veramente vantaggiosa per i cittadini o no. Secondo noi non lo era, ci siamo opposti fino alla fine, però purtroppo è passata. Adesso facilmente i cittadini, se vogliono, i cittadini anziani, possono ricevere denaro in cambio appunto della promessa che qualcuno, la banca, entra nel possesso della casa senza neanche attivare le procedure riferite all'ordinamento giuridico, insomma al tribunale, perché la banca potrà tranquillamente, nel caso in cui questo debito non verrà pagato, metterla in vendita senza neanche passare da ipoteca. Basterebbe estendere le garanzie che ci sono sul mutuo fondiario al mutuo ipotecario tradizionale. Il mutuo fondiario, cioè l'obbligatorietà della banca di accettare
il nuovo contraente. Quindi se io mi trovo in difficoltà e non riesco più a pagare la casa, posso vendere la casa al vero valore di mercato che ha. Ma se in quel momento il valore di mercato è molto depresso, qui non ci può fare niente nessuno. Però basterebbe una semplice norma che estenda i diritti del mutuo fondiario al mutuo ipotecario. Allora, c'è la signora con la prossima domanda. Quale sentenza? Questo potrebbe essere un argomento, un articolo che riferisco per andare a fare un certo tipo di discorso a livello politico, perché in attesa che sia tutto chiaro, sia sempre fatto questo. Io non me lo aspetto che succeda sempre, che sarebbe troppo bello. Per la prima volta hanno fatto una sentenza afflittiva, non risarcitoria, afflittiva nei confronti della banca. Cosa che nei paesi anglosassoni si fa normalmente. È l'argomento con cui ho finito, cioè l'importanza di questa prima questo volta. Mi sembra assolutamente importante. Altra cosa, dico per esperienza, delle procedure di azione finanziaria che fanno le banche, cioè la banca non ha, vedete per esempio che la procedura di molto spesso salva. Un operatore onesto e con una moralità e un codice deontologico, forse questo, perché la procedura di sovraindebitamento può permettere al sovraindebitato di salvare la casa che è già all'asta. Beh, nel momento in cui viene omologato, viene annullato. Certo. Perché il piano viene omologato. No. Io se vuole glielo spiego. In ogni caso, io capisco il signore, le banche non hanno nessun interesse a liquidare al 30%. Ora, quando si propone il 50% alle banche, noi ci troviamo di fronte a un ente che ha come statistiche di recupero sui crediti entrati in contenzioso il 12%. Quindi, quando andiamo a proporre
il metodo dei consumatori è stato molto bravo in questo, i professionisti che l'hanno assistito, quando vanno a proporre il 30, il 40%, si dice, per l'amor di Dio, ma le banche il più delle volte sono anche contente perché riescono ad incassare sicuramente di più di quanto una normale, se poi consideriamo il valore che non sono estremamente forti, le spese che una banca deve sostenere per il recupero coatto talvolta sono superiori all'incasso che effettivamente ha, oltretutto non può nemmeno detrarsele fiscalmente, cioè questa è una legge che se ben gestita, ben organizzata, come loro hanno fatto, ben gestita e ben organizzata, può essere veramente innovativa ed epocale per l'Italia. C'era il signore Matteo Truppi. Vabbè, sì. Diciamo che eravamo un po' fuori tema, ci sei tu, poi forse c'è il signore. Premetto, forse non l'ho fatto, non sono un avvocato, per cui sono poco più di una casalinga, col merito dovuto alle casalinghe, però ricevo anche io i cittadini quando hanno problemi di sovraindebitamento, accanto naturalmente ai nostri legali, ma banalmente il cittadino ci contatta, le faccio proprio l'iter, il cittadino ci contatta o per mail o telefonicamente, c'è una prima scrematura, nel senso che si cerca di indagare per quello che si può fare al telefono senza essere invasivi della privacy altrui, di quella che è la situazione, per capire come si è formato il debito, se ci sono le caratteristiche essenziali per accedere alla procedura, che mi sembra che siano state chiarite abbondantemente in questa sede. Dopodiché riceviamo il cittadino nella sede, il legale appunto raccoglie le informazioni, fa degli approfondimenti e nel caso in cui si possa procedere assistiamo il cittadino proprio nella compilazione dell'istanza per la nomina dell'OCC da presentare in tribunale. Gli diamo un facsimile, lo compila con i suoi dati, poi se lo ritiene opportuno ce lo fa vedere in modo che il legale lo supervisioni e verifichi che ci siano poi tutte le informazioni corrette, viene presentato e dopodiché chiaramente la strada è segnata e chiaramente noi teniamo anche un monitoraggio, nel senso che ogni tanto li chiamiamo, li contattiamo per sapere a che punto è la procedura e cerchiamo di essere presenti nel momento stesso in cui si presentano delle eventuali difficoltà. Ok. Ok. Sì, allora. Thank you.
Allora, vabbè, tendenzialmente i cittadini che ci contattano, ancorché di Cremona piuttosto che Brescia o Bergamo, vengono a Milano perché sono talmente interessati a accedere alla procedura che non si fanno problemi. Abbiamo ricevuto recentemente anche cittadini del Piemonte, perché non avevamo sportelli presenti, per cui non è un problema, chiaramente devono farsi carico del viaggio. Per quanto riguarda i costi, noi chiediamo, in vergogna a dirlo, noi chiediamo la tessera di un euro. Un euro di tessera, perché abbiamo il problema anche del trattamento dei dati. Se il cittadino si associa, possiamo anche... il problema della privacy, sostanzialmente. Sì? Il legale dà il suo servizio per un euro. Provare per credere, le assicuro. Verrà poi pagato dalla procedura legale. Dunque... Beh, viene liquidato per forza. È nella legge. Nell'attività di consulenza non è previsto assolutamente nessun compenso. L'assistenza, intanto l'OCC non è legale, sono figure diverse, per cui l'attività, la consulenza dell'avvocato termina nel momento stesso in cui il cittadino ha compilato la sua istanza, l'ha presentata in tribunale, è stata seguita una presentazione. È tutto il percorso stragiudiziale quello in cui seguiamo i cittadini. Esatto. È assistito dall'OCC che viene nominato dal tribunale e il percorso procede. Avvocato, non abbiamo, si legga la legge. Non c'è, dicevo prima, solo nel caso di, in alcuni tribunali c'è l'obbligo della presenza di un legale per presentare le istanze. In quel caso, a Monza e Brianza è così, in altre realtà il cittadino stesso ha presentato l'istanza senza costi. Poi se vuole avvalersi dell'opera o della consulenza del nostro legale per presentare l'istanza, è chiaro che un minimo gli viene richiesto, anche perché insomma, sennò sarebbe in conflitto anche con quanto previsto dall'ordine, però le assicuro che tutta la procedura è a costo zero, per quanto riguarda la nostra attività è a costo zero. Vi ho sentito molto preoccupati sulla prima casa, ed è vero, e lo capisco perfettamente, e qui vorrei che mi ascoltasse la signora Moreschi. Noi stiamo preparando proprio una procedura, perché l'OCC, o meglio il professionista facente funzioni di OCC, che è colui che promuove, o meglio propone al giudice, deve essere dotato anche un po' di fantasia, perché quando io dico un debito te lo pago al 50%, l'altro potrà accettare, ma di fantasia ne ho messa molto poca. Certo. Quindi bisogna cercare delle soluzioni alternative. Noi ci siamo trovati di fronte ad un caso in un paese terremotato dove una persona, anche abbastanza anziana, si è trovata con la casa abbattuta. Cosa fa in questo caso? C'aveva anche il mutuo sopra. Ora, io non so come reagire al giudice. Però noi abbiamo pensato a una procedura di questo genere per venire incontro anche alla banca. Teniamo conto che la banca quei soldi non li vedrà più. Quindi abbiamo un soggetto debole in questo momento. Noi abbiamo detto alla banca, benissimo, tu cosa fai? Ti compri la nuda proprietà. Ti compri la nuda proprietà dell'immobile e lasci l'usufrutto alla persona che ci stava dentro. Un usufrutto dove lui avrà la possibilità, in futuro, nel contratto, avendone l'opportunità, di comprare. Tu cosa hai ottenuto? Intanto non hai un credito incontenzioso, non hai, perché la casa ce l'hai. Secondo aspetto, ristrutturi la casa, perché quel bene potrai anche avere l'ipoteca, ma non vale niente se è giù. Terzo, non buttiamo fuori la persona e puoi anche sperare che man mano possa anche attraverso i contributi risanartela. Quindi un po' di fantasia occorre. Quando io mi dovessi trovare con una famiglia che ha anche la prima casa, certo Equitalia non la può sequestrare, ma una banca lo può fare, ci mancherebbe, perché non proporre questo? Certo. Cioè, tanto la banca non ha nessun interesse a portare la pratica in contenzioso. Bene, colui che fa l'attestatore metta un po' di fantasia, ci certo. Sono tanti strumenti nel nostro ordinamento. Va bene, non so se ci sono altre domande.
Va bene, grazie a tutti per la vostra attenzione finora.